Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell them paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a little longer. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Whistle, baby, whistle, baby. Buonasera. Questo è l'angolo culturale di Castello Insieme. Ogni anno si svolge presso la chiesetta dei Drabbi, che proprio per questa occasione viene aperta. E tra di noi c'è l'artista Antonio De Blasi, che ha esposto due anni fa. Non è un riferimento casuale, benvenuti tra di noi, perché in realtà c'è una sorta di continuità in questa iniziativa che si fa. E questa sera, dopo di me, ci sarà Anna Maria Forchini Stabile, che presenterà l'associazione Tracce per la Meta, e poi la signora Anna Scarpetta, che leggerà delle poesie. Dunque sarà il mio turno, presenterò il mio libro. Vi assicuro che la colpa è tutta di Antonio, io c'entro poco in questo, e si divido nuovamente con Armando Siciliano la responsabilità di questa pubblicazione. Hai ragione, perché io di solito parlo senza microfono, ci sono qui alcune ragazze che sono mie allieve di pallavolo e sono abituate a questo tono alto della voce senza microfono. In palestra c'è una pessima acustica, per cui io grido anche quando sono in ufficio. E magari uno davanti dice: ma perché grido? Grido per questa abitudine che è consolidata in palestra. E allora diamo subito inizio, io do subito la parola ad Anna Maria Forchini Stabile, che è una poetessa e che è presidente dell'associazione Tracce per la Meta, che riunisce autori vari. Un applauso da Anna Maria. Grazie, io ringrazio tutti, ringrazio per aver invitato questa bella serata, perché sono qui in una duplice veste. Come presidente dell'associazione culturale Tracce per la Meta, come poetessa, amica di Anna Scarpetta, e come scrittrice, amica di Sandro Moschella. Inoltre ringrazio il nostro pittore Antonio De Blasi, perché a lui dobbiamo le immagini della nostra antologia, ha raccolto tutti gli scritti più belli, cioè è stata una scelta difficilissima, gli scritti che hanno partecipato al primo concorso del Grado Nazionale di Poesia Narrativa Tracce per la Meta, e che ha visto una bella premiazione a Luino. Siamo un'associazione nata da poco, che riunisce artisti d'Italia, che coglie queste occasioni che si presentano per parlare dell'intento che abbiamo
Allora, io quindi vi presento subito la nostra socia Anna Scarpetta, che è la poetessa che molti conoscono di nome, che ha scritto molto e che in questa occasione leggerà alcune poesie tratte da questo suo testo, Le voci della memoria, in cui parla del ricordo che forma la persona, che la macchia a fuoco per tutta la vita e che caratterizza la psiche, il comportamento, la generosità, l'essenza di ogni persona, di ognuno di noi, perché il poeta ha questa caratteristica, cioè farsi tramite tra se stesso e gli altri uomini e riuscire a dire quello che tutti sentono e che a volte non hanno il coraggio di dire. Tutto qua. Per dirvi due parole sulla Scarpetta, ecco qui è nata a Pozzuoli, ha studiato a Napoli, ha vissuto a Milano, si è sempre dedicata alla poesia, narrativa e saggistica, ha collaborato con numerose prestigiose riviste culturali, è stata presidente onorario per la città di Napoli del MOPETTA, Movimento per la Diffusione della Poesia in Italia, è membro honoris causa a vita del Centro di Divulgazione Arte e Poesia, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e prestigiosi premi in molti concorsi letterari, è presente in numerosissime antologie di poesie contemporanee e ha già pubblicato poesia nell'85, Frantumi di tempo nel 91, L'altra dimensione della vita nel 2004 e quest'ultima opera che è dello scorso anno, Le luci della memoria. Ecco, lei leggerà alcune sue poesie. Grazie Anna Maria, sei stata veramente sorprendente perché in questa panoramica un po' descrittiva mi sembra bellissima, che ho molto apprezzato e veramente ho avuto la fortuna di conoscere Anna Maria Forchini, che non conoscevo, e l'ho apprezzato per i suoi scritti, per i suoi commenti, lei è su web e quindi c'è un sito e tutti i suoi commenti sono alla grande. Questo mi onora tanto. Allora, il mio libro è Le voci della memoria. Le voci della memoria è nato in un periodo, diciamo, in cui io faccio un po' la sintesi della mia vita. Perdo mio padre, perdo mamma, perdo gli zii, perdo tutto. E quindi le voci vogliono essere un po' un ricordo che io intendo trattenere, intendo coltivare, intendo proseguire come traccia di vita. Se non mi guardo indietro non vedo nessuno, perlomeno i ricordi. E in questo senso è nato questo libro, proprio per non far morire ciò che perdiamo quotidianamente, senza che nessuno possa far nulla. Cioè, questo è stato il mio progetto. Poi ognuno leggendo potrà trarre le sue conclusioni. Infatti io nelle voci della memoria dico: le voci della memoria conoscono l'arte del narrare, come nessun altro sul palco così bravo a recitare. Hanno struttura coi tempi fili remoti, con l'infinito, sanno calcare i punti di una netta lungo il cosmo e ti sanno parlare, parlano con te, senza mai stancarsi. Le voci della memoria sono intime voci, così tenaci, ti giungono dentro con un eco prorompente, sanno spaziare nei meandri stretti della tua memoria e scavano ad agio il profilo di ricordi sepolti, percorrendo sentieri lunghi silenzi, così sanno portare alla luce veri reperti di autentica bellezza, unici pezzi di storia di vita vissuta.
Le voci della memoria stringono le sorti nelle mani del tempo. Sono gli eventi accaduti, i dolori, le gioie e gli errori commessi che sembrano rinnovarsi nei nostri ricordi ferventi. Sì, io voglio leggere di Anna Scarpetta una poesia che non è stata tratta da questo libro, ma è la sua ultima antologia. Glielo faccio a sorpresa perché mi ha colpito molto, quindi è una cosa che lei non sa. Ed è intitolata Ho salito i gradini del mondo. Ho salito con grande affanno i gradini del mondo, rasentando i pericoli, passando lenta nel mezzo, tra l'invidia copiosa e la tutta indifferenza, inseguendo la fiamma accesa del verso nascosto. Dinanzi a me l'orma e la sola ombra di me stessa, e dietro alla mia figura il sole caldo e la luce di sempre. Ho salito con grande ardore i gradini del mondo, con la mente imbevuta di forti pulsioni verso l'infinito. Solo un punto luminoso nel cosmo lontano mi è stato di guida notte e giorno, con incessante respiro della vita, fino ad etergere di pianto ogni mio verso più acerbo. Ho salito con grande magia gli invisibili gradini del mondo, là dove l'ansia sembrava perdersi e di nuovo rinnovarsi. E la materia del sapere diveniva ancora più incandescente tra la bocca del cosmo, simile a vulcano spento. Allora la fucina del mio io riscaldava i versi martellanti della mente e l'anima stanca si assopiva inerme dinanzi al suo destino vago. Che mi hanno fatto un regalo a Napoli, perché purtroppo la mia, sono orgogliosa di questo, la mia arte viene pubblicata a Napoli ovunque e io veramente non me l'aspettavo. È un regalo che Napoli ha voluto farmi inserendomi in questa enorme antologia dedicata a 6 pagine se non erro, e quindi mi hanno fatto anche una prefazione a sorpresa, un regalo che non mi aspettavo. E veramente ci credo che in ognuno di noi c'è un percorso che non che noi lo vogliamo, ma il destino lo decide, non noi. Non lo decidiamo proprio nulla, di questo sono certa. Bella e dinanzi al mondo ti imponi silenziosa,
ma quando divieni armonioso sa fugare il mistero tra l'ignoto e il reale e lascia un forte brivido all'anima. Io dico, poesia, non è mai esistita alcuna era che non abbia avuto qualche piccola orma di te. Il tuo percorso nel cosmo è trascenderebile, di orme infinite lasciano dall'arte, lasciate dall'arte pregna di me. E quello che mi colpisce di Anna Scarpetta è la sua poesia alta. Io scrivo poesie semplici, molto semplici, anche io scrivo poesie, scrivo poesie semplici che raccontano la vita di tutti i giorni in maniera molto elementare e mi cimento su alcuni filoni che sono quelli di me donna, di me madre, di me moglie e di me sconcertata di fronte a quello che mi succede intorno. Queste sono più o meno le mie linee guida. Quindi vi leggerò così, da poetessa vi leggo alcune mie liriche, poi da presidente di associazione della Traccia per la Meta vi leggerò invece tre liriche successivamente di coloro che hanno vinto i quattro liriche che hanno vinto i primi tre premi. Quindi queste sono mie e sono innanzitutto me come madre. Amore materno, viso bello e maschio, triste e pensoso, cacciatore di sogni. Tu speri e combatti, io accompagno sempre il tuo cuore coraggioso, seguo i tuoi passi, il tuo cammino, anche quando credi che il mio sguardo sia lontano. E ti amo parte di me che fuggi nella vita, così simile e così diverso. E ti leggo la mia, me come donna. Comprendere cielo e terra, sospesa a mezzo tra aria e oceano, vestita dei colori del sole, ponte vivo che vola tra l'uomo e Dio. Conoscere i piedi dello spirito, semidio senza superbia, assetata di tutto, capace di correre sull'arcobaleno che unisce le terre del confine. Vorrei sapere ritrovarti là dove ora sei. Poi, dicevo, come donna, quindi anche come figlia, no? Perché come madre, come figlia. Palloncino. Scappa nel cielo il palloncino rosso, sfuggito dalle manine del bimbo sorpreso, e se ne va con tutta quella gioia piccina legata a un filo perso nell'azzurro. Seguo quel volo il mio cuore di anziana signora. Corre ad altri giorni, ad altri sogni, e mi ricordo la mia mano persa in quella di mio padre, legato al polso un palloncino a forma di coniglio bianco, come quella nuvoletta che attraversa il cielo. Grazie.
ci vorrebbe un'altra vita. Io dico, ci vorrebbe un'altra vita per capire cosa è questa vita. Me lo dico spesso con sincerità. La profonda essenza del mistero picchia forte nella testa finché può. Somiglia tanto a un dannato tarlo fino a toccarmi l'anima con disincanto. La mania di pensare oramai mi accompagna come l'ombra tra i miei altri che anni dei sentieri scuri. Così fatta padrona, la fervida memoria. Una sola tiepida voce sorde nel silenzio. Non potrei sbagliare, è la mia anima sorridente, è l'unico specchio di riflesso amico con me stessa, perché sa stupire se mi parla con gentile voce, è così fantastica, maestra, unica e vera, quando osa risvegliarmi piano, un po' troppo divertita, ci vorrebbe un'altra vita per capire cos'è questa vita. Guardo gli eventi. Cuore marinaio, l'anima mia naviga a vista in un limbo di silenzi tra scogli di sicurezze e gorghi di possibilità. Ma so che ci sei, mio dubbio, mio angelo, mio altro me, quando la certezza viene meno, quando nel buio rinunciare alla scelta. Per meraviglia, sotto il calore della tua ala, è allora che trova pace il mio cuore marinaio, assetato di tranquillità. E volevo leggervi questa poesia che forse vi farà sorridere, o forse no, che è dedicata a come ci si sente come persone in certi momenti della vita, no? Ed è intitolata L'albero di ciliegio. Nel giardino dei cuori incantati non entrerò mai. Resterò fuori, in attesa, spiando chi solo d'amore sa vibrare. Io vivo nell'orto tranquillo, dietro la casa col giardino in fiore. Tregua, solo per un attimo mi siedo nel tempo che ferma il suo respiro. Ti osservo mentre insegui il tuo pensiero ed un'idea. Anni di vita corrono in questo istante senza fine. Poi il gatto miagola, mi guardi e mi sorridi. Splendido di Antonio De Blasi, che ha donato i
i suoi disegni per la nostra antologia. Grazie Antonio. Bianche di vita che mi sovrastano, di questo sole tiepido di bellezza antica che mi fa ancora puntare i capelli con spille colorate di vita felice, non lo traccio da tempo. Rimando a domani le parole non dette, appese ad un filo di voce di istinto, cancello il tempo che passa in fogli di memoria, disegnando fiori e farfalle in quadretti e triangoli stretti di vita vissuta. Aspetto i rami di questo albero pietoso di pensieri agghindarsi di foglie verdi per la bella stagione che arriverà a breve. Il secondo classificato è stato il poeta Liborio Rinaldi, che è un ingegnere nella sua vita normale e ha scritto questa poesia che è intitolata L'ultimo bacio. È ironica, mi è piaciuta molto quando l'ho letta. Ma gli ho offerto un ultimo bacio. Ho dunque un solo ultimo bacio da darti. Lo poserò sulle tue palpebre, che oscuri la luce dei tuoi occhi, perché non mi abbagli più. No, lo dimenticherò sulla tua bocca schiusa, cercando il suo largo rosso, umido, fuoco umido d'amore. No, meglio. Meglio nutrirmi ancora dei tuoi capezzoli, turgidi e desiderosi di me, persi su bianche colline che le mie mani non si stancano di esplorare. Ma no, no, scenderò ad un balzo senza distrazioni e bacerò ancora e ancora i tuoi piedi, sentendo le tue dita giocare allegre con le mie labbra, come il vento con le spighe dorate di grano. Eppure no, ho deciso, salirò lentamente cercando sentieri sempre nuovi, sostando ad ogni piga delle tue gambe, come chi non ha fretta di giungere alla meta. Fiore di campo appena sbocciato, stella che all'alba brilla luminosa e solitaria, confesso che non so scegliere. Penso che l'ultimo bacio non te lo darò, ma lo terrò per me. Queste sono arrivate le due poesie, bellissime. Una è Rubami il cuore di Alessandro Moschini, è intitolata appunto Rubami il cuore e i versi sono questi. Rubami il cuore. Prima che venga sera e che l'imbrunire col suo vero mantello ghiotta il nodo che sento in gola nel guardarti rapito, aggrappato ad una corda di lacrime sull'orlo del precipizio dei miei pensieri. Rubami il cuore, ma fallo in fretta, perché non c'è tempo. Fallo prima che le foglie cadano nell'affacciarsi dell'autunno della nostra esistenza e che la curva del tempo, con la sua sfera, disegni una ruga più profonda, incancellabile sui nostri volti. Rubami il cuore, senza far rumore, dolcemente, senza scassinare. È il chiaro. Questa è una poesia amicissima, no? Di una nonna che guarda la sua nipotina. Dono è di Anna Maria Stampiana del Zin. Ridi e io rido, giochi e io gioco. Con le mie braccia ti faccio volare, ti solletico, ti stropiccio, ti mordicchio un orecchio e tu ridi e io rido. Ti guardo dormire nel lettino non tuo, sei pallida, sudati i capelli, la mano steccata per tenere la febbre. Tu dormi e io piango. A casa di nuovo a giocare, tu ridi e io rido, che bello il oblio. È tornato il sereno, il sole di giorno e la notte, le stelle. Che ci ha ospitato in questo evento bellissimo. e vi parlo di lui che ha scritto, poi vi parlerà lui stesso e vi parlerà anche il suo editore. Ha scritto un libro che è significativo perché parla di aspirazioni. È la poesia aspirazione, la scrittura aspirazione, in questo momento è un momento in cui gli amici si trovano, parlano di poesia di sentimenti. Come se tutti ci ritrovassimo intorno ad un'idea, no? Che abbiamo idee e che abbiamo sentimenti. Siamo quindi persone che trovano nei sentimenti, nelle parole, nelle idee, il modo per comunicare, per dire la loro e per trovare soluzioni. In un
momento come questo, in cui è molto difficile comunicare, ricordare di parlare, di trovarsi e dedicare un'ora del nostro tempo, una volta all'anno, non è male. E ringrazio tutti. Grazie Anna Maria, possiamo anche aprire la porta perché tanto la voce Donanzetti dà fastidio, magari teniamo chiusa, anche perché dobbiamo anche verificare se il dottor Zanzi è pronto per l'evento che seguirà. Io vi confesso che questa sera sono più in tensione rispetto alla prima presentazione all'esordio. Perché magari sento l'affetto più vicino. A Sant'Alessio Sicolo erano 130, però erano dispersi tra gli alberi, una vita all'aperto, no? E quindi ero lontani e magari non sentivo questo affetto, anche questa ricerca insieme della comunicazione, come diceva Anna Maria. Allora io parto sempre con questa espressione: buonasera e ben ritrovati. Buonasera e ben ritrovati, poi dirò anche più avanti per quale motivo ben ritrovati. E meglio per mettere gli occhiali. No, ho sbagliato il shampoo, mi hanno detto. Mi sono diventati i capelli bianchi. Quindi, spesso ti dicono di non arrenderti, è figlio delle esperienze associative incominciata, intrapresa in Sicilia e poi maturata a Varese, nelle castellanze soprattutto di Masnago e di Casmè. Questo romanzo è dedicato da una parte ad Onofrio Zappalà, avevamo la memoria, questo è un libro sulla memoria, speriamo di mantenerla intera per un altro po'. E allora, scusate, dicevo che questo romanzo breve è dedicato da una parte a Onofrio Zappalà, alle vittime della strage di Bologna e anche alle vittime dell'emigrazione. E d'altra parte ho voluto dedicare questo mio libro a mia madre e a mio padre. L'ho dedicato a mia madre perché mi ha trasmesso il senso del dovere, perché mi ha trasmesso anche la cultura del lavoro. E l'ho dedicato a mio padre perché mi ha insegnato che manifestare liberamente il proprio pensiero, prima di essere un diritto, è un dovere. Dicevo che io ho presentato questo libro a Sant'Alessio Sicolo e l'ho presentato il 2 di agosto di quest'anno. Questa serata di Sant'Alessio Sicolo era organizzata in collaborazione con l'associazione degli amici di Onofrio Zappalà. Chi era Onofrio Zappalà? Onofrio Zappalà, il 2 agosto del 1980, a 27 anni, muore alla stazione di Bologna. La sua vita e i suoi sogni volano via in brandelli assieme alla vita di altre 84 persone. Onofrio Zappalà era un ragazzo semplice, era un ragazzo che amava la vita e amava le belle ragazze. Onofrio Zappalà incontra una ragazza danese, finalmente si innamora e decide di sposarsi. E quindi, quando arriva la proposta di assunzione nelle Ferrovie dello Stato, Onofrio si reca in Danimarca e decide assieme alla ragazza che avrebbe accettato questa proposta di assunzione. Per questo Onofrio Zappalà il 2 agosto del 1980 si trova lì al primo binario. E qui l'aneddotica si arricchisce perché i compagni di lavoro dicono che lo avevano invitato a prendere un caffè al bar
un mio amico mi ha confidato che si trovava a Torino e gli aveva telefonato. Onofrio era rammaricato perché questo amico non poteva passare da Bologna. Onofrio era generoso e aveva tra l'altro cambiato il suo turno di ferie per aiutare un collega. E allora Onofrio Zappato si trova lì al primo binario. Tutte queste noi possiamo chiamarle coincidenze, qualcuno può chiamare giustificazioni, però non sono ragioni. Non esiste una ragione, men che meno esiste una ragione di Stato. Tanto per fare un riferimento lontano nel tempo, perché, come si dice nel libro, i classici sono quelli che illuminano il nostro cammino e magari ci fanno vedere le cose con più obiettività. Erodoto, che è il primo storico del mondo occidentale, in questo senso ci illumina, perché dice che la guerra è contro natura. La guerra è contro natura perché durante il periodo di pace sono i genitori, e sono i figli a seppellire i genitori, mentre durante la guerra sono i genitori a seppellire i figli. Questo è un cambiamento delle leggi di natura. Ora, la lapide che è collocata nella sala d'aspetto della stazione di Bologna ci avverte di quanto sia stato atroce quell'evento, perché in quell'evento noi vediamo, leggiamo sulla lapide, nonni e nipoti, erano figli che andavano in vacanza e quindi erano famiglie che andavano in vacanza. Oggi ci sono donne e uomini che hanno perso i figli e sono rimasti orfani. Quindi possiamo dire che neanche la fantasia di Erodoto poteva immaginare una tragedia così grande. Non vi sono ragioni, non c'è una ragione, tantomeno una ragione di Stato. Nella tragedia, visto che parliamo di tragedie, intitolata Giulio Cesare, Shakespeare in modo approfondito mette a nudo le contraddizioni tra il fine che si propongono i congiurati e il mezzo della violenza. Come si dice nel libro, la violenza genera violenza, la violenza non costruisce. Cosa dire davanti a una lapide? Può restare lo spazio per la speranza? C'è uno dei personaggi del libro, l'uomo che ha i capelli brizzolati, che tenta di spiegare il fatto ai figli e parte da una riflessione dicendo che la speranza per i cristiani è una lapide, è una pietra, e la speranza nasce da una pietra rotolata. Però vi sono ragioni di speranza più terrene. Certo, ci sono esempi forti che contribuiscono, questi sì, alla crescita di un paese, esempi che sono al sud, esempi che sono al nord, come Falcone e Ambrosoli, o come mi ripete spesso Antonio, che ha realizzato la copertina, Ambrogio Mauri al nord e Libero Grassi al sud. Però dobbiamo anche dire che è lo stile di vita della gente normale che contribuisce alla costruzione di un paese. La passione, l'amore che permeano il lavoro quotidiano di ciascuno di noi. Dicevo all'inizio che questo libro è figlio del volontariato. Se ci riferiamo al volontariato, questa passione e questo amore spesso sono guidati da un sogno. Il protagonista di questo romanzo breve è un sognatore innamorato della identità della comunità in cui vive. Spesso ti dicono di non arrenderti, come ho detto all'inizio, è figlio delle esperienze associative che intraprese in Sicilia, poi ho maturato a Varese, come dicevo, in particolare a Casbene e a Masnago,
Forse stasera ci sono più masnachesi che Casbenat, perché Casbenat sono impegnati a distribuire le patatine. Comunque, all'interno di luoghi universali, trattati in questo libro come il sogno, il paesaggio pretesto di emozioni e suggestioni, il sentimento religioso, si collocano spunti di riflessione. Ci sono molte tematiche trattate magari a scrittura compressa, come ad esempio la tutela del territorio. Dopo ci sarà la relazione del dottor Zanzi. Io apprezzo molto quello che lui sta facendo in questa sua missione. In queste sere anche a Masnago è stato presente martedì sera, proprio per parlare di Varese, città giardino, perché in questa vicenda è importante distinguere la cronaca dalla storia, cioè è importante andare a selezionare le vere priorità di una città, perché il problema della tutela dell'identità non è solo di chi è nato in una città, così come hanno riferito degli organi di stampa in vista di questo incontro, ma anche investe il ruolo di chi in una città è chiamata a vivere e a operare. Allora, il protagonista di questo romanzo, come dicevo prima, è un sognatore innamorato dell'identità della comunità. Ecco quello che volevo dire prima, cioè se noi dobbiamo capire che città vogliamo, dobbiamo capire qual è l'identità. E con riferimento alla città giardino, questo è l'intimo, è l'essenza dell'identità di questa città. Ora magari racconto qualche fatterello, però la storia potrebbe essere anche l'insieme di cronache, qualche aneddoto riferito a queste attività fatte alla Varese. All'inizio infatti cosa ho detto? Sì. La lettura di questo romanzo sono sì tutti gli aspetti sociali, i temi di spunto, le occasioni di discussione che una lettura, per esempio, una lettura guidata può suggerire, no? Ma ciò che colpisce, a mio giudizio, è il linguaggio, perché il tono discorsivo che viene adottato nella narrazione è veramente attento e oscilla, secondo me, a parte la correttezza espressiva, eccetera, oscilla tra quei grandi miti narrativi che sono stati Pirandello e che è stato Verga, perché viene riprodotto l'ambiente e viene riprodotta il modo, la ricchezza ritmica espressiva che chi ama leggere cose belle può a questo punto trovare, prima degli aneddoti, prima di tutto il resto, scusami, ma questa cosa va sottolineata, lo dico io, non lo dici tu, che ho letto e ne ho letto. Non posso fare l'elogio di me stesso. Amo scrivere in modo semplice, magari usando dei termini comuni in un modo diverso dall'uso comune, ma dei termini comprensibili. Cerco di rifuggire quella elaborazione che può essere interessante per un approfondimento di carattere salottiero. Io credo che il sogno abbia una funzione sociale. Mi hanno detto che in realtà dal punto di vista letterario questo può essere limitativo, ma ci sono anche altre letture laddove si dice che il sogno è un mezzo per interpretare la realtà e per vivere meglio la realtà. Alla fine di questo parlerò, ma siccome qui ho i Casbenat e anche i masnachesi, è pure giusto
raccontare di qualche episodio che può essere alla base. Se voi vedete questa manifestazione, vi parlerò in due secondi, sto per finire. E, per esempio, quando si parla nel libro della manifestazione degli stand, vedete quante esigenze che ci sono, ognuno ha un problema, chi manca il nastro adesivo, chi è... E per esempio con l'artista Antonio De Blasi stavamo allestendo la mostra proprio in questa cappelletta, no? Allora, in una pausa, io sono andato al bar e lui è a dieta rigorosa, quindi diciamo, vengo pure io. E mi sono perso una discussione, c'era un pezzetto finale che funzionava così. I terroni sono una roba normale. Nel frattempo, con la coda dell'occhio, che cosa vedo? Due soggetti sotto un peso incredibile, perché questa è una manifestazione per quelli che fanno sollevamento peso. No, poco fa pure noi, io in giacca sudavo, invece Armando Previdente la giacca la metterà quando verrà a parlare qui, ha detto poi se la toglierà di nuovo, no? E allora c'era un terrone, un casbenat sotto questo tavolone, no? E abbiamo visto come Casbeno insieme vive dall'apporto anche di persone che passano lì per caso. Io e Antonio per caso, perché stavamo vestendo qui, vedete che precisione di quei chiodi che ha messo Antonio. È venuto un mese prima, noi oggi in 2001, lui un mese prima è venuto e ha sistemato sta roba, no? Quindi ci hanno coinvolto anche Antonio, no? E siccome il peso era insostenibile, guardando il terrone casperato, ho esclamato: ma vi sembra una roba normale andare in giro in questo modo? Visto che quello ha detto che era una roba normale, tra l'altro qui con una grande naturalezza, proprio a difesa dell'identità, non si guarda molto la carta d'identità, si guarda chi è che riesce a sollevare il peso meglio, no? Allora, questo momento Casbeno insieme sembra un momento solo festaiolo, si mangia bene, ve lo assicuro, e poi è il caso di andare a gustare la cucina tradizionale, no? Però implica un impegno non indifferente. E devo ringraziare i miei uomini che mi sostengono, che sono entrati in questo momento, assieme a un avvocato sanitario e industria, fare sì, perché parlavamo di questa commissione. No, quindi questo impegno differente, questo impegno a volte è un impegno non indifferente, viene voglia di mollare tutto. Quindi spesso ti dicono di non arrenderti, per certi versi fotografa quello che è l'impegno gratuito che è profuso nel volontariato. E implicitamente è uno stimolo e un invito a continuare. Lì ci sono persone che stanno faticando, che un po' quest'anno hanno fatto un passo indietro, speriamo invece che riprendano bene. E siccome ci sono i masnachesi, dobbiamo parlare anche di Masnago, no? E ci trovavamo a Masnago con l'associazione genitori, c'era un incontro con il direttore didattico, con il parroco, presidente di circolo, presidente di circoscrizioni, perché sognavamo. Sognavamo perché credevamo nella possibilità di collaborare proficuamente. Allora, in quell'occasione, dopo i primi interventi, forse avevo mostrato segni di cedimento. Allora, c'era Don Sergio Parco, che ora non c'è più, era Besozzo, parco di Masnago, disse: Moschella è un sognatore con i piedi per terra, un po' come il protagonista di questo racconto. E allora, per concludere questo discorso, che certamente non è concluso, ma ne riapre tanti altri, mentre mi preparavo a questo incontro mi sono imbattuto in delle riflessioni di un insegnante scrittore, riflessioni pubblicate da Tiscali. Quante volte in classe ho dovuto convincere ragazzi che non contano solo i soldi, che nella vita c'è altro, c'è molto di più,
che la nostra esistenza si solleva e si nobilita grazie al pensiero, all'amore, alla bellezza, che spesso il mondo cambia perché qualche idealista decide di credere fino in fondo nei propri sogni e la sua fede diventa contagiosa per milioni di persone, la sua energia si propaga, batte i muri, apre orizzonti. Che senza poesia la vita diventa una cosa morta, un peso insopportabile, un meccanismo cieco, che solo la bellezza ci salverà, come diceva Dostoevskij. Non aggiungo altro, vi ringrazio della vostra cortese attenzione.